Bella a tutti ragazzi, siamo nella 67ª puntata di Euro Truck Simulator 2. Siamo qua con questo Mercedes Actros 510 e mancano ancora 638 km di guida per arrivare. Adesso qua devo fare la pausa, facciamo arrivare le... Calcolate che in azienda si può scaricare dalle... come si può dire? No, 22.5. No, 22, 23, facciamo venire 23. Si può scaricare, stavo dicendo, dalle 6 fino alle 20. Nuova mod che ho. Cioè, che ho. Sentite però quando si accende, che bel sentire. Voi, voi, voi. Sto scherzando, non ti arrabbiare. Partiamo. Tanto mi sfrecciano tutti i vicini. Dopo questo qua io mi immetto. Grazie, mi fai immettere. Che gentile che è. Quinto, siamo nella 60 qualcosesima, 67esima mi sembra. Puntata di Euro Truck Simulator 2. Siamo sempre qua con questo Mercedes 510. 6 cilindri, turbo GPL. No, sto scherzando. Turbo diesel. Che fa fatica nelle riprese. Ui, 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 ma io devo andare dritto. Mamma mia, questo qua si arriva. Si è fermato un po'. Ho sbagliato io, sorry, amico. Via. E già sono le 6:30. Le 6:30 del giorno 3 marzo. È il quinto episodio che sto registrando oggi. Penso che sia il quinto e l'ultimo. L'altro lo faccio, facciamo che l'ultimo lo faccio con la musica. L'ultimo lo faccio con la musica, sì. Facciamo che ogni 5-6 episodi c'era uno con la musica. Anche per la voce, perché sennò mi va via la voce. Se parlo troppo mi va via la voce. Ovviamente. Oggi dovrei arrivare a... Dovrei arrivare, come si può dire, in Irlanda. Magari anche il prossimo lo faccio con la voce, dai. Adesso non so, vedo. Vedo come sono messo. Se registrarlo già oggi, se registrarlo domani, se registrarlo stasera, ma non penso proprio. Quando, come, dove, quando registrarlo, dove registrarlo. Via, qua tutti che superano quel povero camion. Esatto, tutti i poveretti che lo superano. Anche io lo supero. Sono i 90. Aia, lag. No, meno male che non è crashato. Bello però questo Mercedes è bellissimo farlo viaggiare di notte. Mamma mia, è una bellezza unica vederlo di notte. Tutto bello illuminato in cabina. Il computer non ce lo fa più. Vedi che inizia un po' a laggare. Dopo 5 episodi è normale. Ma perché sta frenando? Lascia che vada un po' giù. Riusciamo a superarli, siamo ai 95. Non metto il retarder. Tanto vedete, si è già messo automatico, quindi. Superato un Mercedes. Adesso ritorneremo ai nostri 90. Superiamo sto Renault. E superiamo sto... Cioè, io non lo chiamerei tanto camioncino, una roba del genere. Vabbè, camioncino, dai. Sto camioncino e il bus inglese. Non mi supera nessuno. Ok, non so come si chiama il bus inglese, ma fa lo stesso. E poi rientriamo in corsia. Perfetto.
Siamo a metà serbatoio, siamo a 610 litri. Più o meno a metà serbatoio siamo. Con metà serbatoio più o meno ho fatto 1300 km. Con una media di 40 km, 40,6 litri ogni 100. Né una brutta media, neanche una buona, una media. Potevo andare peggio, ma potevo anche andare meglio. Con le strade che ho fatto è andata più che bene. Adesso passiamo quasi 95 di nuovo. E da un botto che non guidavo Mercedes. E da un botto anche che non guido uno Scania S, se per questo. Anche uno Scania R. Scania R, nuova edizione ovviamente. Se per questo anche il DAF no, l'ho guidato l'altra settimana. Iveco anche, l'ho guidato poco tempo fa. Un MAN o il Renault da un botto. Da un botto che non guido coi camion. Adesso qua ci dobbiamo andare da fare perché non posso fermarmi più di tanto perché de devo arrivare entro. Domani mattina devo arrivare allo scarico, quindi devo darmi in ande, senza sprecare più di tanto tempo, queste cose. Che brutto, gli inglesi certo sono sempre stati diversi da tutti, eh. La moneta loro, si guida sulla sinistra, hanno un'altra velocità, cioè hanno. Qua non so se c'è qualcuno in sorpasso, non mi sembra. Hanno un'altra unità di misura per la velocità, cioè sono sempre stati diversi. Non so il perché, cioè almeno gli americani penso che guidano sulla destra, sì, senza il penso, guidano sulla destra. Europei siamo un po' più normali, adesso sono anche fuori dall'Unione Europea, quindi non si possono neanche più chiamare europei. Questi qua sono inglesi. Popolazione che ho sempre odiato, l'Inghilterra, oh per carità, Girteca, per carità. La popolazione che ho sempre odiato, che sempre odierò. Beh, a me piace l'inglese, solo la lingua forse. La lingua forse quella che mi piace di più di tutti. Inglese. Infatti quella che so meglio di tutti. E per il resto però teste. Calcio, no, calcio anche bello anche calcio inglese. Però per il resto, per carità. Ah, se volete entrare su Trucksbooks o la mia azienda Samu International Transport, una roba del genere si chiama. E limite aziendale di 45.000 km, perché li fa devo fare io 45.000 km solo per quello. Voi potete anche non farli. Siamo 82, 83. Qua devo andare dritto. Mai fatto ste strade? Strano. Ah no, qua, non qua, scusate. Più avanti devo andare. A prendere il traghetto. Traghetto in Mut Veneta. Traghetto. Wey, pensavo che. Wey, questo qua un po' più piano non può andare. Meglio che prenda un po' di velocità, sennò gli tamporo. Questo Mercedes, ma vai. Una volta avevo preso velocità, adesso ora che la riprendo. Oh mamma mia. Lo scandalo umano nel riprendere velocità. Tanto il telefono al 5%.
piano. Lo supero. Adesso però ti fotti. Superiamo questo qua che ha sto scavatore, cos'è? Non saprei. Dai, tutto canà. Qua devo stare un po' attento alle curve, sennò ti ribalti. Superiamo anche quello lì che è un Mercedes. Superiamo anche quel Mercedes. Qua devo andare dritto, sì. Cardiff, siamo a Cardiff. Finale di Champions, Cardiff. Siamo a Cardiff. Coronavirus, 2263 contagiati. Ragazzi miei, mi arrivano le notifiche. Belli, che bella la GMT quella lì. Quante ore guida ho ancora per sapere se fermarmi? Ma non mi fermo qua, col cavolo. Quanti chilometri devo ancora farmi? 348. Intanto devo fare l'ora di pausa, quindi posso farmela anche lì per strada. Qua cos'è che hanno fatto un incidente? No, è sto Volvo che va piano. Ah no, qua puoi superare. Adesso mi tocca rallentare, poi ora che mi riprendo. Bravo, spostati, bravissimo. Questo Renault. Magnum. Noi siamo fieri perché siamo targati Italia. Anzi, precisamente Torino. Qua forse dovrei. Qua mi metto, aia. Ma qua ci sono tre corsie. Devo spostare in seconda. Non posso stare in terza io. Su questo Scania, te che hai lo Scania, adesso io lo Scania adesso farei le impennate. Tanto quanti lì? 530, 530 litri. Ah, di nuovo quello lì mi ha superato. Dove fermarmi, se riesco a fermarmi qua, vediamo. Eco Plus, quello lì è uno scagnetto. Supero qua, ce la faccio. Perché va così piano questo qua? Boh. Il cambio però fa schifo del Mercedes, mamma mia. Bravo, entra, entra, ti faccio entrare io. Però sono un po' troppo forte, il tachigrafo. Dice che mi devo fermare. Fermerò per strada. Fermo qua per strada.
ragazzi, anche questo episodio finisce qui. Io vi ringrazio tantissimo per la visione e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Penso proprio che sarà con la musica, il video di domani per concludere. Boom, ci vediamo domani con il video con la musica. Bella!